Buongiorno. Durante questo intervento di replica ripercorrerò il dibattito partendo dal nodo centrale di tutta la discussione, da quello che costituisce il vero fulcro di questa mozione, vale a dire quale debba essere il ruolo dei giovani all'interno della società in prospettiva al futuro. Siamo tutti d'accordo sul fatto che essi debbano e dovranno avere un ruolo centrale, però voglio focalizzarmi su questa parola, ruolo centrale, un ruolo attivo. Secondo noi la nostra squadra è riuscita a portarvi la prova che il modello della squadra contro non sarebbe tale, anzi. Infatti ci è stato portato un modello che si è scontrato con invece la figura dei giovani, ci è stato portato il modello dove questi ragazzi si ritroverebbero insieme ad altre persone all'interno dell'ufficio stampa probabilmente meno attivo della storia per promuovere in fin dei conti quelle che sono le idee ideate da altri, da una classe politica che viene definita da loro stessi inefficiente. Il loro spirito comunicativo in questo modo sarebbe dunque almeno parzialmente annullato, proprio perché non avrebbero quella capacità propositiva di creare un qualcosa di nuovo, di manifestare liberamente le loro idee, perché dovrebbero essere sempre comunque concordi, dovrebbero essere sempre comunque sotto quello che è un ministero gestito da politici che non tollererebbero affatto alcun tipo di diserzione. Questo quindi si va a scontrare con quella che è la mentalità giovanile che emerge in un punto dove le due squadre sono state concordi, vale a dire l'apatia politica. Giungiamo dunque a un secondo punto di scontro invece, che vede un diverso modo di interpretare questo fattore. Secondo la squadra pro, questa apatia politica potrebbe essere superata con questo modello, a nostro avviso non sarebbe così. I giovani non sono apatici verso la politica perché sono indifferenti, perché non hanno voglia, bensì perché hanno una sfiducia verso questo sistema. Hanno la consapevolezza che non è il loro posto, hanno la consapevolezza che il loro posto è altrove. Essi sono la nostra coscienza critica, i giovani da sempre sono la coscienza critica dei paesi, che si protesta, che si ribella quando le cose non vanno bene, non si sottomette a quello che un ministero, non si lascia inglobare all'interno dell'ufficio stampa che dovrebbe fare la pubblicità, come loro hanno detto, a delle decisioni prese da politici inefficienti. E a questo punto viene anche il ruolo della competenza, altro grande punto di scontro all'interno del dibattito. Secondo noi il fatto di essere in fase di formazione, il fatto di avere magari innate capacità date dall'età, non è comunque sufficiente per poter affrontare in maniera pienamente responsabile e dunque potendo condividere le stesse responsabilità un ruolo tanto complesso quanto è quello, riprendendo quanto esposto il mio primo speaker, di guidare l'aereo della politica. Per fare ciò sono necessarie ben altre capacità che esulano dal puro campo della creatività. Però questo non può trovare risposta, come afferma nella squadra pro, da un gruppo di aiutanti, di un gruppo di persone che permetterebbero ai giovani, insieme allo scarso tempo che gli viene richiesto, di non fare troppi danni, e qui cito letteralmente. Come possiamo pensare che un'assemblea vada bene perché permette ai giovani di non fare abbastanza danni? Ma a questo punto vi chiedo, secondo voi i giovani sono qualcosa di propositivo? No, se ci vengono configurati in tale maniera, abbiamo una sfiducia verso i giovani, non possiamo porli in una posizione solo perché lì non farebbero gravi danni verso la transizione ecologica. Come abbiamo sostenuto, la posizione dei giovani è altrove, la posizione dei giovani deve restare al di fuori del governo, deve restare essenzialmente libera di portare quelle che sono le loro idee e non le idee altrue, di cambiare le cose dall'esterno per poter garantire a tutti noi un futuro. Grazie.